Francesco della Rovere, ormai noto come Sisto IV, osservava le reazioni dei suoi amati nipoti a ciò che aveva loro appena mostrato. I suoi occhi brillavano di eccitazione. In quei primi 2 anni da pontefice, presa coscienza di ciò che significava realmente essere il successore di Pietro, aveva fatto avviare un numero altissimo di interventi, restauri, nuove edificazioni e necessarie demolizioni. La città doveva tornare allo splendore di un tempo che sembrava irrimediabilmente passato e che invece lui avrebbe fatto rivivere. Roma si era così trasformata in un unico cantiere, anche in vista del grande evento che si prospettava all'orizzonte, il Giubileo del 1475. Nessuno dei progetti commissionati dal Papa gli stava però a cuore quanto quello che stava presentando ai nipoti Pietro, Girolamo e Giuliano, le persone che più gli erano care al mondo. La realizzazione di una nuova cappella per il Palazzo Apostolico, che avrebbe sostituito la vecchia e insoddisfacente Cappella Magna. Il grande sogno di Sisto IV sarebbe stato vederla finita almeno nelle strutture murarie per il Giubileo. In seguito avrebbe pensato alla decorazione, per la quale aveva idee grandiose e innovative. Mentre i due nipoti ecclesiastici Pietro Riario, cardinale di San Sisto, e Giuliano della Rovere, cardinale di San Pietro in Vincoli, seguivano concentrati le sue spiegazioni, ognuno cercando di superare l'altro in premura e sollecitudine, il terzo, Girolamo Riario, comandante generale delle truppe papali, aveva ben altri pensieri per la testa. Grazie al suo matrimonio con Caterina Sforza, figlia illegittima del duca di Milano, aveva potuto diventare signore di Imola e ora le sue attenzioni erano tutte dedicate al nuovo stato acquisito. Certo, per averlo, aveva dovuto sposare una bambina di 10 anni, viziata e capricciosa, ma ne era valsa la pena. E poi, fino al raggiungimento dell'età legale, nonostante lui avesse preteso di consumare già il matrimonio, la piccola sarebbe rimasta a Milano con la sua famiglia e lui sarebbe stato libero di dedicarsi all'organizzazione del governatorato e al potenziamento delle sue fortificazioni. Girolamo non era un grande amante dell'arte, se non in quanto ostentazione di forza, ricchezza e potere, come nel caso dell'architettura militare o del palazzo in costruzione a Tor Sanguigna, altro progetto cui riservava molte energie. Le vicende della Cappella Vaticana, invece, lo lasciavano abbastanza indifferente. La sua aria annoiata si tradusse ben presto in una richiesta. «Se Vostra Santità me ne dà il permesso, io dovrei allontanarmi. Importanti questioni relative a Imola mi richiamano». Accordato al nipote il consenso ad allontanarsi, Sisto IV si dedicò agli altri due, che al contrario erano affascinati dai progetti grandiosi dello zio e speravano di poter avere occasione anche loro un giorno di realizzare qualcosa di altrettanto memorabile. Per ora, avendo ottenuto la commenda della Basilica dei Santi Apostoli, Pietro doveva limitarsi a portare avanti lo sviluppo del palazzo annesso, mentre Giuliano si dedicava ai lavori per il complesso di San Pietro in Vincoli. Congedato Girolamo, tornarono a osservare il foglio posato sul tavolo. Al pontefice luccicavano gli occhi mentre lo stendeva con la mano quasi con una carezza. Il suo viso era animato da una fiamma interiore. Pietro guardò stupito il volto dello zio e poi il disegno. Non capiva cosa avesse di particolare quel progetto. Un semplice parallelepipedo squadrato, coperto da un tetto a doppio spiovente e circondato da un corpo più basso di tipologia militare, poco più di una grande stalla fortificata. L'unica cosa che gli pareva salvarsi era l'immensa volta lunettata, schizzata in un angolo. Non riuscì a nascondere la delusione. «Non è un po' banale?» «Assomiglia alla cappella palatina del palazzo di Avignone, ma mi sembra ancora più semplice». Sisto IV ridacchiò con aria di mistero. Non me
lo possiamo mica far ascoltare tutto. Se volete lo potete ascoltare su Audible oppure potete acquistarlo. Ma prima andiamo a presentarlo. Vedo collegata con noi l'autrice, che ha fatto veramente un lavoro incredibile. Sono felice di dare il buon pomeriggio e la ringrazio per aver accettato il nostro invito, a Daniela Piazza. Noi l'autrice. Vediamo se... Ok, nel frattempo insomma vi ricordo nuovamente il titolo, più che altro per eventualmente acquistarlo anche nel formato naturalmente cartaceo, per chi ci stesse ascoltando. Romanzo storico, ok, mi dicono che siamo collegati, è tutto in ordine. Allora, il libro, dicevo, è Il tempo del giudizio, e ribadisco insomma il mio buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito, a Daniela Piazza. Buongiorno agli ascoltatori di Slash Radio Web, buongiorno Chiara. Ben pomeriggio, ben trovata soprattutto, e grazie per questo bel libro che ci hai veramente regalato, no? Tra virgolette, un durissimo lavoro. E la mia prima domanda è senz'altro: quanto tempo hai impiegato, Daniela, per scrivere questo romanzo storico così avvincente, ma così ricco anche di tanta storia? È stata una full immersion a tempi abbastanza ridotti, però veramente con altissima intensità. Naturalmente partivo da una base solida, perché io insegno storia dell'arte ormai da tanti anni, quindi chiaramente la Cappella Sistina, che è il soggetto principale di questo libro, mi è conosciuta in tutti i suoi aspetti. Però quello che serve poi per scrivere un romanzo è qualcosa di diverso, quindi ho dovuto ricominciare da capo tutta la ricerca per trovare qualche elemento originale, qualche elemento insomma che potesse dare inizio a una storia di avventura e di thriller, perché poi è questo che è il romanzo sostanzialmente, quindi sì, infatti è una storia molto avvincente, con tantissimi intrecci. Ricordiamo che è il tuo quarto romanzo, e hai già pubblicato Il tempo della luce, L'enigma Michelangelo, La musica del male. Questo è uscito l'8 febbraio, e appunto uno degli aspetti che ho già voluto sottolineare, abbiamo già voluto far ascoltare, è il fatto che già sia nel formato audio, e questa è una cosa che ci fa particolarmente piacere, anche per quella parte di pubblico non vedente che può usufruirne in maniera molto, molto veloce, molto, molto utile. Dunque, intanto spostiamoci un po' sul tema, no? del tempo del giudizio, che ha una copertina già con il protagonista, con Papa Sisto IV. Sì, siamo nella Roma appunto di Sisto IV, e quindi alle prese con il suo programma di rinnovamento della città, perché Sisto IV è stato un grande pontefice e un grande mecenate d'arte, oltre che teologo e personaggio che per molti aspetti va forse rivalutato rispetto al giudizio negativo che ne è stato spesso dato. E in particolare a me interessava ripercorrere un po' quella che è la storia sia costruttiva ma soprattutto decorativa della cappella che da lui prende il nome, che sicuramente è l'elemento più importante che ha lasciato alla posterità. Quindi lui papa dal 1471 al 1484, e il romanzo più o meno si sviluppa negli anni del suo pontificato. In realtà lui è il protagonista, diciamo, per modo di dire, nel senso che senz'altro ha un ruolo molto importante, no? All'interno di questa storia. Però poi forse, se ci sono tantissimi protagonisti, è molto difficile poi andare più nello specifico, cioè non è una storia che è monopolizzata da un solo personaggio. Tendenzialmente i personaggi sono molti, però ce n'è uno in particolare, credo che insomma possiamo dire senza paura di essere, lo dico io, senza paura di essere smentita da te che sei l'autrice, che insomma sicuramente è Moses, no? Il protagonista principale. Moses è quasi l'unico personaggio di fantasia del libro, ma è anche il più importante, quello che unisce le tre parti, perché il libro si sviluppa in tre momenti: il primo a Roma, appunto alla corte di Sisto IV, il secondo è una storia di ricerca e di avventura che si dipana attraverso mezzo Mediterraneo. E poi il terzo invece ritorna a Roma ed è più legato proprio alla realizzazione della decorazione della Cappella Sistina. In tutti questi momenti è un ruolo molto importante, appunto attribuito
a questo Fra Moses. Come nasce questo personaggio? Come ti è venuto in mente? Raccontaci un po' la genesi. Allora, la genesi sua è la genesi del romanzo, che è nato da una serie di tasselli recuperati nei miei studi. Non avevo ancora le idee molto chiare all'inizio, ovviamente, come sempre all'inizio della stesura di un romanzo, su dove volessi andare a parare. L'unica certezza era che volevo parlare della Cappella Sistina. Ho cominciato quindi appunto a studiare tutto ciò che poteva essermi utile da questo punto di vista e a trovare una serie di informazioni che inizialmente erano tutte slegate l'una dall'altra, ma che poi piano piano, ed è stata la parte più interessante del lavoro, hanno cominciato a connettersi, a creare una sorta di puzzle che ha dato senso, insomma, a tutto ciò che avevo trovato a mano a mano. E lui in particolare è un trovatello, un orfano, che è stato accolto nell'ospedale di Santo Spirito in Sassia, che è proprio una delle realizzazioni più importanti di Sisto IV. Esisteva già, era stato fondato da papi precedenti, però lui lo rinnova e lo ingrandisce e lo destina appunto anche proprio alla cura dei trovatelli. Quindi questo giovane trovato sulle rive, da una lavandaia sulle rive del Tevere, una volta cresciuto decidendo di seguire le orme proprio di Papa Sisto IV nell'ordine francescano, prenderà come nome proprio Moses, perché come lui è stato salvato dalle acque del fiume. E quindi un ruolo importante ce l'ha anche appunto l'ospedale di Santo Spirito e questi ragazzi che qui hanno avuto la possibilità di essere salvati, però hanno trovato anche un ambiente non sempre semplice in cui crescere. Tra l'altro non è solo, no? In questa avventura c'è anche Salvo, che crescono insieme, nascono insieme in qualche modo, prendono delle strade un po' diverse tra di loro. Insomma, la prima parte è tutta un po' il racconto anche di questa amicizia, di questa devozione che Moses ha nei confronti di Papa Sisto IV. Esatto, perché tra i vari orfani di Santo Spirito Moses verrà proprio identificato, notato da Sisto IV, che lo prende con sé, gli dà la possibilità di avere una educazione teologica, ma non solo, molto approfondita, e lo spinge appunto a entrare nell'ordine francescano, per cui Moses avrà un amore viscerale nei confronti del pontefice, che sente come figura paterna, che lo ha salvato dalla povertà e dalle difficoltà della vita, mentre Salvo invece è colui che deve comunque sempre lottare per la sopravvivenza. L'avventura inizia quando Papa Sisto IV chiede a Moses di andare a ritrovare un tesoro importante, insomma, perché diciamo lo scopo, no? L'abbiamo detto all'inizio, è quello di ricostruire tramite la Cappella Sistina. L'abbiamo sentito anche nell'incipit, proprio nel primo capitolo che abbiamo ascoltato, nei primi 5 minuti che abbiamo ascoltato, e cioè quella di andare a ricostruire il vecchio tempio di Gerusalemme, quindi il tempio di Salomone, e naturalmente tutte le reliquie erano andate perse, ad eccezione, viene a scoprire Papa Sisto IV, di questo gioiello, questo melograno, che diventa la sfida di Moses, cioè andare a ricercarlo, tra l'altro una sfida molto difficile. Sì, che lo porterà a trovare sempre. Veramente, poverino, farà un viaggio incredibile tra attentati sventati, insomma veramente diventa molto d'avventura a un certo punto, no, il romanzo? Sì. Allora, questa è appunto questa parte della trama è iniziata sempre dagli studi sulla Sistina, quando ho scoperto che molti studiosi ritengono davvero che la Cappella Sistina volesse essere appunto una riproposizione in chiave cristiana di quello che era stato il Tempio di Salomone, riprendendone le misure descritte nella Bibbia. Allora ho pensato, se lui voleva ricostruire il tempio, avevo bisogno appunto di una trama di avventura, magari della ricerca di qualcosa di prezioso, e ho pensato una reliquia proveniente dal tempio di Salomone sarebbe perfetta.
continuando a informarmi sul Tempio di Salomone, ho saputo che esiste nel Museo di Israele a Gerusalemme questo oggetto, che quindi è un oggetto reale, esistente, una piccola melagrana ritenuta allora d'avorio, in realtà di osso di ippopotamo, è stata acquistata nel 1979 dal Museo di Gerusalemme per $550,000, proprio come unico reperto rimasto dal Tempio di Re Salomone. Poi in realtà ci sono stati degli studi su questo oggetto, di cui prima del 79 quindi non si sapeva nulla, e recenti studi lo danno per forse un falso, però un falso strano, perché è un falso alla rovescia, nel senso che quest'osso di ippopotamo è più antico del Tempio di Salomone, quindi l'idea che mi sono fatta io è che possa essere un oggetto che aveva già una funzione precedentemente e che può essere benissimo essere stato riutilizzato proprio per farne un elemento decorativo di una tora o di uno scettro, perché appunto questa melagrana ha un foro nella parte inferiore, quindi sicuramente serviva per decorare un bastone o qualcosa del genere. Quindi comunque io penso che sia un oggetto autentico. Ha una scritta che la riconduce al tempio, appunto, a un tempio sacro. E quindi è naturalmente una situazione perfetta per un romanziere, un oggetto così significativo che spunta dal nulla, perché non si sa dove era nel 400 e quindi naturalmente è possibile inventarsi tutto quello che si vuole. Certo, perché ricordiamo che poi la base del romanzo storico è che sì, si raccontano dei fatti realmente accaduti, ci deve essere credibilità, e però ecco l'innesto, no, romanzesco si può proprio trovare in queste momenti di, non diciamo vuoto, però meno accertati, meno verificati, ecco lì si può inserire l'elemento. Ci sono delle ombre, dei punti appunto scuri, qua si può intervenire. Si può creare un personaggio come Moses che sia credibile, come naturalmente tutto l'intreccio che hai creato, però è, insomma, mi sembra il tutto abbastanza ben costruito. Qual è stata la parte, Daniela, dove hai trovato maggiore difficoltà? Perché effettivamente il tuo è un romanzo molto dettagliato, no? Mi viene in mente anche la parte in cui Moses, tornando in Italia, si ritrova insomma in un da altri frati e poi incontra il rabbino di una comunità ebraica. Insomma, scendi molto nei dettagli anche di alcune realtà anche più piccole rispetto a Roma. Sulla Cappella Sistina materiale se ne trova tanto, evidentemente anche su quelle che sono le comunità ebraiche in Italia, perché c'è una grossissima tradizione a Roma, in Italia in generale. Però insomma, la documentazione anche lì credo sia stata piuttosto difficile, no? Sì, soprattutto perché alcuni argomenti non mi erano particolarmente... Oltretutto, ecco, noti, perché finché si parla di arte, giustamente, è più perché semplice. Se si tratta di parlare degli affreschi di Botticelli nella Sistina, potevo farlo anche senza studiare a occhi chiusi. Gli ebrei di Otranto sicuramente mi erano meno noti. Però è proprio anche lì che ci sono appunto queste tessere che sembrano quasi uscire da sole. Avevo bisogno, da un lato ad esempio desideravo parlare anche della vicenda di Otranto e quindi della conquista da parte dei turchi e poi successiva liberazione, senza però tradire un po' l'argomento principale, che era quello di questa magrana che era andata perduta. E allora quando ho trovato un detto che dice la parola del Signore viene da Otranto, ho detto caspita, allora c'è un motivo per far andare a Otranto questo giovane che sta cercando appunto la melagrana perduta. Insomma, a un certo punto continuavo a trovare degli elementi che andavano nel verso giusto, quindi non è stata una genesi difficile, devo dire, è stato appunto magari più complesso informarmi e più che altro paura che di sbagliare quando si tratta di un argomento che non ti è particolarmente noto appunto. Però non difficile, devo dire, la difficoltà per me spesso semmai è il contrario, ovvero limitare un po'
così la voglia di raccontare, soprattutto nella prima parte, che è quella meno di avventura, più appunto storica, più di presentazione dei personaggi, tendo un pochino a esagerare, a voler mettere troppe cose, allora lì per fortuna c'è la figura dell'editor che interviene e dice no, non puoi, non si capisce più che di cosa vuoi parlare del matrimonio di Girolamo e Carolina e Caterina o vuoi parlare del Tempio di Salomone, insomma troppa roba. Certo, allora, perché si intrecciano tantissimi personaggi, infatti al di là insomma delle due figure principali che abbiamo citato, poi ci sono anche dei personaggi femminili. Qual è il personaggio cui ti sei legata di più, della quale volevi parlare con maggiore non intensità, perché un personaggio può essere intenso anche se raccontato solo in una pagina, ma dare maggiori dettagli di quale dei personaggi hai voluto, no? Caterina Sforza, ero innamorata già da tempo, perché è un personaggio fondamentale anche nel mio secondo romanzo, L'Enigma Michelangelo. È un personaggio veramente incredibile, di una forza d'animo e di una capacità di imporsi in un mondo schiettamente maschile come era quello del 400, che è veramente qualcosa di fuori dal comune. Poi appassionata di alchimia, produttrice di creme di bellezza, cavallerizza, insomma veramente ha tutto per essere un personaggio adatto a un romanzo. Però appunto l'avevo già trattata in una fase successiva della sua vita, in realtà, quando viene a scontrarsi con Cesare Borgia, nel secondo romanzo appunto, ed è stato un piacere ritrovarla. L'ho ritrovata perché è da giovane, appunto da bambina anzi, è stata la moglie del nipote di Sisto IV. Sisto IV è forse il primo grande papa nepotista, e uno dei suoi nipoti, il cattivo della situazione, quasi sempre viene visto così, e anch'io non faccio eccezione da questo punto di vista. E Girolamo Riario la sposa appunto per poter avere come dote la città di Imola. E quindi a lei tenevo moltissimo. Però l'altro personaggio femminile, ci sono due protagoniste femminili, l'altra è Carlotta di Lusignano. Carlotta, sì, infatti. Che aveva una funzione fondamentale all'interno della trama, perché essendo discendente dell'ultimo re di Gerusalemme, poteva essere colei che aveva portato in salvo e sapeva la collocazione di questa famosa melagrana d'avorio, e poteva, diciamo, offrirla al Papa in cambio di qualcos'altro. Però anche lei è un personaggio notevolissimo. Intanto appunto c'è questa stranezza quasi che sia stata ospitata per tanti anni a Roma dai Della Rovere, che appunto mi ha fatto pensare, ma come mai questo interesse per questa donna? La mia risposta di fantasia è appunto perché lei aveva qualcosa da offrire. E poi comunque anche lei è una donna indomita, che dopo essere stata spodestata dal fratellastro non si è mai data per vinta, e ha cercato per decenni di trovare alleanze per riuscire a recuperare il suo regno, che era il regno di Cipro, dove appunto avevano trovato rifugio i Lusignano dopo aver dovuto lasciare la Terra Santa in quanto ultimi re di Gerusalemme. Neanche questo, decisamente personaggio affascinante. Mi sono inventata tra le due un'amicizia che non è documentata. Non è, ecco, infatti. Ma che è anche probabile, perché appunto lei era ospite, Carlotta era ospite proprio in una casa gestita della Rovere, ospite del Papa, diciamo. Caterina abitava a Roma, pur essendo signora di Imola, in questi anni stavano lei e Girolamo a Roma presso lo zio, quindi è molto probabile, sicuro, che si conoscessero. E viste le somiglianze di temperamento, nonostante i 20 anni di differenza, penso che avrebbero potuto essere buone amiche. Senz'altro. Ci sono poi, c'è molta arte anche, no, come protagonista, al di là
dell'ambientazione, che abbiamo detto, proprio dello scopo del libro, cioè di riprodurre la Cappella Sistina, quindi lo scopo da mecenate, qual era quello di Sisto IV. Ci sono proprio gli artisti anche all'interno di questo libro, c'è il Perugino, insomma, che parlano, che raccontano. È stata quella anche una parte molto, molto interessante dal mio punto di vista, sentire, no, come nasce un progetto incredibile e maestoso come la Cappella Sistina. Sì, anche per me, devo dire che appunto conoscevo già bene, anche se della Sistina poi alla fine si tende a conoscere meglio la parte... La volta, no, Michelangelesca? Quarto, giudizio, secondo, a Michelangelo, certo. La volta è il giudizio universale, sì. Però naturalmente conoscevo bene anche abbastanza bene anche il resto del programma, quello di appunto 20 anni prima, e Botticelli, Perugino, eccetera. Però ho voluto proprio immergermi, immaginare le varie fasi della realizzazione, cercare anche di dare delle spiegazioni. Io ci tengo molto, essendo insegnante, a questo aspetto, cioè cercare di insegnare divertendo. E quindi anche non trascurare l'aspetto teologico, a parte il fatto che nell'economia del libro ha un'importanza fondamentale, perché Moses è molto legato, in qualche modo appunto già dall'inizio della sua vita si identifica con Mosè, che è il protagonista degli affreschi, di metà degli affreschi della Sistina, perché è proprio una contrapposizione tra la vita di Mosè e quella di Cristo, vista proprio sugli stessi argomenti, confrontati uno di fronte all'altro. E c'è un programma quindi teologico molto complesso che mi faceva piacere anche affrontare, naturalmente senza scendere troppo nei dettagli, però possibilmente in modo non noioso. E allora mi sono immaginata che questi artisti ogni mattina, prima di iniziare a dipingere, dovessero ascoltare una specie di lezione appunto di teologia di coloro che hanno scritto il programma della Cappella Sistina, che spiegavano quindi esattamente cosa, in che modo dovessero realizzare le varie scene, e quindi animando però queste situazioni attraverso un po' le varie reazioni di quello che si annoia, quello che fa la battutina, quello che non sa sentire, quello che invece vuole fare il primo della classe. Quindi in una situazione, insomma, di vita vissuta. È molto, molto interessante, molto bello, scorre con una certa facilità, tra l'altro è abbastanza corposo, insomma, abbastanza ti richiede una certa concentrazione, no? Perché veramente è molto dinamico, una storia che non sta ferma un attimo. Sì, però poi credo che abbia uno sviluppo abbastanza lineare, anche se sicuramente poi quando si arriva all'epilogo, che spero rimanga abbastanza stupefacente per l'ascoltatore o per il lettore, e poi probabilmente viene voglia di andare indietro a controllare se tutto torna, almeno molti mi hanno detto così. Sì, ho detto, certo. Non aveva detto diversamente, invece poi andando a ricontrollare, insomma, funziona tutto. Funziona tutto, che quella è la parte più difficile, no? Sì, è stato, no, in effetti è stato questo aspetto è stato molto difficile. Dire abbastanza in modo che il finale non fosse proprio così, appunto, uscito dal nulla, e nello stesso tempo non dire troppo. Questo è stato l'aspetto più difficile, è stato questo. Però anche la scommessa più divertente. Certo, la soddisfazione, vuoi mettere la soddisfazione, insomma, di far quadrare tutto, e dopo tanto lavoro è sicuramente, insomma, risarcita dalla fatica, risarcisce la fatica che uno fa per scriverlo. E, a proposito, ecco, della scrittura, insomma, siamo al quarto romanzo, che differenze ci sono con i romanzi precedenti, e ormai invece ha acquisito magari una tecnica particolare, quindi riesci a scrivere con maggiore facilità le storie che hai in testa? Beh, sicuramente ho acquisito un po' di mestiere, ho capito un po' meglio che cosa ci si aspetta da me, sia da parte della casa editrice, sia soprattutto naturalmente da parte dei lettori, quindi
sì, c'è una maggiore professionalità sicuramente. Questo libro forse, secondo me, è quello che riunisce meglio, diciamo, una certa ricchezza di impostazione con anche però una scorrevolezza nella scrittura, perché il primo, Il Tempio della Luce, che comunque forse è quello a cui sono più legata, beh, per il fatto anche che sia il primo naturalmente, comunque anche quello che ha avuto maggiore successo, aspettando il grandissimo successo che avrà Il Tempo del Giudizio. Il primo è stato, diciamo, un bestseller, però qualcuno ha criticato certe lungaggini. Ecco, da questo punto di vista forse ho un po' imparato a non esagerare nel voler mostrare sempre quante cose so e cose di questo genere. Non è necessario, insomma. C'erano quindi degli aspetti didascalici un po' esagerati, quindi sicuramente credo di essere migliorata da questo punto di vista. Però rimanendo in un romanzo piuttosto corposo, mentre ad esempio quello di 2 anni fa su Leonardo è un po' più, nei miei parametri, che sono piuttosto logorroi, è più un racconto lungo, quindi scorrevole, questo appunto ha una complessità diversa. Solitamente quando termini un libro, cioè, hai un lettore di riferimento che deve dare un parere, che è quello che insomma ti fa da una parte più piacere, da un'altra un più timore ricevere, oltre all'editor naturalmente, perché l'editor fa il suo lavoro e va bene, però magari c'è sempre un amico, una persona di famiglia, qualcuno. È anche mio marito che tra l'altro questa volta mi ha proprio aiutato anche concretamente, perché ad esempio mi ha preparato 2 cose assolutamente fondamentali, ovvero una pianta della Roma del 400 con segnati tutte le posizioni dei vari palazzi e le strade di allora, in modo da poter far muovere i miei personaggi in un ambiente corretto, reale, eccetera. E poi la tavola genealogica della Rovere, che è complessissima, quindi anche quella, avercela davanti agli occhi sempre è molto utile. Quello sì, quello senz'altro. Infatti per il lettore magari, ecco, quella forse è una difficoltà, no? Io che poi mi perdo facilmente quando ci sono tanti personaggi, insomma, avere davanti una mappa di questo tipo può tornare utile anche per chi legge, credo. In realtà in questo libro tanti personaggi sono nominati, però quelli che bisogna veramente seguire e tenere insomma presenti, poi credo che non siano. Sì, no, ormai nel momento in cui poi impari a conoscerli all'interno del libro, poi insomma uno li memorizza, non è quello un grosso problema. E per quanto riguarda... scusami. Sì, altri personaggi sono magari, però poi scompaiono e quindi vengono archiviati. Infatti, ce ne sono alcuni che sono, diciamo, di passaggio, meno importanti, ecco. Per quello che riguarda invece le presentazioni, Daniela, perché insomma adesso si sta tornando un po' in presenza e questo è un libro che vale la pena anche andare a presentare. Hai un calendario che insomma prevedi che ci sia qualche presentazione in presenza? Sì, ne ho già fatte diverse, devo dire che sono andate tutte molto bene e anche le prime testimonianze e recensioni che mi arrivano sono molto positive, quindi sono estremamente contenta. E adesso prossimamente ne farò, la settimana prossima sono a Casale Monferrato, poi andrò a Firenze. Mi manca purtroppo per ora un invito a Roma, che ovviamente è qualcosa a cui tenere moltissimo, perché trattandosi di Cappella Sistina mi piacerebbe andarne a parlare la diretta a Roma, interessata l'ha detto che se ne occupa la Rizzoli, stiamo cercando insomma di trovare dei contatti per fare qualcosa su Roma. Assolutamente. E altra cosa, però diventa un po' complicato perché lontano e quindi è costoso, purtroppo sarebbe presentarlo a Otranto o comunque in Puglia, certo. Quello è la parte relativa a Otranto, è una di quelle che hanno avuto maggiore riscontro da parte dei lettori finora. Tutti mi hanno detto che
parte lì è mi hai preceduto infatti nella domanda, perché ero curiosa di sapere qual era stato il commento che più ti aveva colpito al momento tra i lettori, perché ormai insomma il libro è uscito da un mese e mezzo abbondante, immagino che ci siano stati insomma dei commenti poi soprattutto di quelli che sono i lettori insomma precisi, fiscali, quindi ero curiosa di sapere cosa ti avevano detto, cosa ti aveva colpito magari delle osservazioni dei lettori. Sì, ci sono alcune cose che mi vengono riconosciute un po' in generale in tutti i libri, cioè la capacità di far immergere il lettore nelle atmosfere del tempo, di farlo sentire presente a queste feste o girare tra queste città appunto del Rinascimento. E di questo in particolare è proprio la parte relativa, soprattutto ecco, in tanti hanno apprezzato la descrizione del mosaico della cattedrale di Otranto, me l'hanno detto in diversi, insomma, che sembrava di essere lì. Quella è una parte interessante, devo dire, del libro. Anche lì, un po' come è successo a te nella ricerca degli indizi, è proprio un momento in cui arrivano gli indizi, no? Sì, ci sono anche appunto un momento della rivelazione, ecco. Io, ma non troppo. No, col segno di poi lì c'erano. Sì, però. Infatti. Quella parte ci vuole poi, perché appunto non vorrei. No. Finora ho chiesto, ecco, la domanda che facevo, te lo aspettavi? Mi hanno risposto di no. Quindi funziona, perché questa è che funziona. È la domanda più importante. Se la risposta è no, va bene. Certo. Ti ritieni soddisfatta? Io del mio lavoro io sono soddisfatta della collaborazione poi con la casa editrice, con gli editor anche. E per ora non ne ho avute ancora tantissime, insomma, spero che arrivino tante altre lettere, tanti altri commenti, ma quelli che ho avuto finora sono tutti molto positivi, questo mi riempie di gioia. A proposito, allora, per chi vuole rimanere informato su quelle che sono le presentazioni, su tutta la tua attività, anche appunto che va anche precedentemente a questo romanzo, ma anche in futuro, tu hai un sito. Un sito, sì, www.danielapiazza.it, e lì ci sono anche informazioni sul romanzo. La pagina Facebook anche? Certo, sì. Che si può andare a consultare. E gli studenti cosa dicono? L'hanno letto? Qualcuno, sì. Perché anche quello è un pubblico, no? Particolare. Sì. Insomma, avvicinare i ragazzi alla lettura non è così facile, purtroppo. Insegno in un liceo, al quarto anno io do un elenco di romanzi storici da leggere, ci sono dentro anche i miei ovviamente, però dico anche sempre molto chiaramente che non è che do il voto migliore a chi legge, certo. Anche perché, ahimè, sto diventando terribilmente smemorata, quindi dopo 2 ore che ho letto magari il commento al romanzo già ho dimenticato che anche quel tale ha letto il mio piuttosto che un altro. Però insomma vedo che, perché è un periodo su cui abbiamo una bella letteratura, il Rinascimento in generale, quindi appunto faccio il Rinascimento dopo questo elenco di libri. Qualcuno naturalmente sceglie anche i miei, non tantissimi devo dire, non so se forse sono troppo convincente nel dire che non è obbligatorio scegliere i miei. Forse bisognerebbe che diventino dei testi obbligati nei prossimi anni. No, beh, comunque perché trattano di argomenti storici forse, o perché sono... Non lo so. Gli altri sono, diciamo, romanzi storici. Ok. Cominciare da quelli della Bellonci, poi quelli più recenti, ad esempio di Matteo Struppo sui Medici, insomma appunto sul Rinascimento ci sono tantissime cose. Comunque autori contemporanei, Matteo Struppo, insomma, è uno di quelli che sul romanzo storico negli ultimi anni sta veramente scrivendo moltissimi bestseller.
incredibile, anche proprio ai fini della conoscenza della nostra storia, del nostro patrimonio artistico all'estero, tradotto in 30 lingue. Quindi, dovendo approfondire questo argomento, che comunque è un argomento che ben conoscete e sta a cuore, qual è la scoperta più importante che hai fatto, Daniela, se ce n'è una? E beh, ce n'è una che è importante secondo me dal punto di vista proprio scientifico, almeno un'ipotesi, ovvero in uno dei paesaggi della Cappella Sistina io credo di aver identificato proprio Otranto, cosa che non era stata proposta finora. Però questo tipo di topografia di questo paesaggio confrontata con delle mappe, della grafica insomma, che ho trovato dell'epoca, mi sembra molto simile e ci sta anche perché la scena è quella della vocazione dei primi apostoli e quindi una chiamata raccolta diciamo per sostenere la fede. E quindi lo sfondo di Otranto nel momento, perché questi affreschi sono stati fatti proprio durante la presa di Otranto da parte dei turchi e l'esortazione da parte di Sisto IV a riunirsi per liberare la città, quindi il nesso ci sarebbe. D'altra parte nella Sistina ci sono tantissimi riferimenti alla politica contemporanea e quindi insomma credo che potrebbe essere proprio così. Insomma passano i secoli ma c'è sempre qualcosa da scoprire all'interno della Cappella Sistina, di queste opere rinascimentali che davvero nascondono tantissimi segreti. Esatto, non si finisce mai, beh questo è veramente un pozzo di informazioni, di notizie, di bellezza soprattutto, ma veramente infinito. Ah, si è aperta qualche altra porta su qualche curiosità o qualche altra storia che credi possa diventare materiale utile per il prossimo romanzo? In questa ricerca no, io in realtà all'inizio avrei voluto fare una sorta di saga della Rovere, quindi trattare prima in un romanzo Sisto IV e nel successivo magari Giulio II, però rispetto a questa storia credo che sia talmente autoconclusiva che non c'è la possibilità di svilupparla, quindi si andrà quindi, a guardare. Quindi su questa non immaginavo fosse chiusa, no? Se per caso facendo le varie appunto indagini fosse uscito fuori qualche altro personaggio o qualche altro aspetto artistico che ti aveva scosso un po' la curiosità e l'avevi messo lì da parte nella... insomma con la speranza di poterlo approfondire magari in un altro romanzo. Che sempre mi piacerebbe sarebbe un romanzo su Caterina Sforza, però ecco. Ormai è già trattata in due romanzi, quindi anche dal mio punto di vista è un po' consumata diciamo, quindi non credo che ci sarà l'occasione di fare un romanzo su di lei. Anche Carlotta, mettendola proprio come protagonista, o anche la sua rivale Caterina Cornaro, un grandissimo personaggio anche lei, di grande appeal sicuramente. Bene, allora rimaniamo con la curiosità e continuiamo a seguirti per sapere quale sarà il soggetto del prossimo libro. Nel frattempo però naturalmente il prossimo libro uscirà in realtà tra pochissimo, perché quindi questo sarà un anno molto molto denso per me per una serie di casualità, perché escono altri due libri che sono stati però scritti molto precedentemente. Infatti a maggio esce quello che è stato proprio il mio primo libro in assoluto, che è ambientato qua in Liguria, sempre con un papa ligure, però questa volta Innocenzo IV Fieschi, quindi siamo nell'età delle crociate, e con una casa editrice ligure di recente fondazione che si chiama Altre Voci. E poi a settembre invece tutt'altra cosa, perché l'anno scorso ho vinto la sezione d'editi del premio Nebbia Gialla dedicato alla letteratura noir e poliziesca, e il premio era appunto la pubblicazione, e quindi a settembre uscirà un giallo moderno, insomma un poliziesco classico. Ah, però tutt'altro genere, allora anche di quello ci andremo.
Ci andremo a occupare anche di quello, allora sicuramente, allora in bocca al lupo per le prossime uscite. Noi intanto però vogliamo ricordare a chi ci sta ascoltando questo di libro che abbiamo raccontato, abbiamo provato a raccontare senza spoilerare, è difficile non raccontare libri, soprattutto quando sono così complessi senza tirar fuori troppo materiale. E comunque Il tempo del giudizio, Rizzoli editore, Daniela Piazzella autrice, noi la ringraziamo per essere stata con noi e ricordiamo anche che è già disponibile nella versione audio su Audible. Giusto? Grazie per avermi invitata, è stato un piacere. Sì, è il primo libro mio che esce anche in versione audio e ne sono stata estremamente contenta. Che rapporto hai con gli audiolibri, Daniela? Era già un po' che pensavo, ma potrei provare a iscrivermi, a abbonarmi a Audible. Poi ero un po' così, un po' di sospetto, diciamo, poi temevo più che altro di perdere la concentrazione, perdere il filo nella lettura. E invece ho provato da un mese, e a parte che sto leggendo tantissimo, ascoltando tantissimo, e poi non è vero per niente, cioè non la perdo proprio l'attenzione, la perdo molto di più nella lettura, perché in genere leggo la sera che so, il cartaceo, che sono molto stanca. Quindi cala la parte. Infatti. Veramente mi ritrovo con la testa di aver letto magari le ultime due pagine senza assolutamente sapere che cosa ho letto. Invece con l'audio resto più attenta, in realtà, esattamente al contrario di quello che pensavo. Però è una cosa molto soggettiva, perché ad esempio sto tentando di convincere anche mio marito e lui non ha invece... distrae, dice no, non ce la faccio, quindi è molto soggettivo, però per me è stata un'ottima scoperta invece. Vedi, infatti questo è interessante perché comunque è una modalità diversa, no? di ascolto rispetto al solito, però insomma non è che va a sostituire il libro, ecco, può diventare importante, interessante quando... quando si tratta di momenti diversi, ecco, i momenti in cui si riesce a seguirlo. Comunque il libro, insomma, c'è anche nella versione audio, quindi un grazie speciale, perché senz'altro questo è molto apprezzato da una parte sicuramente del nostro pubblico, ed è un'ulteriore modalità, insomma, che ti consente di poter entrare in questa bella, bellissima storia. Grazie davvero a Daniela Piazza per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci. Buon lavoro, a presto.